In particolare adesso sono contento e lieto che molte di quelle aziende che appunto in Irpinia hanno avuto difficoltà col problema del cinipide del castagno potranno finalmente fare richiesta per accedere a questo fondo e chi ha fatto la lotta biologica, quindi la lotta corretta attraverso l'immissione nell'ambiente del Torimus sinensis, ovvero l'insetto antagonista, finalmente potranno magari avere la loro fetta, la loro parte e poter finalmente essere sostenute da uno Stato che fino adesso si era totalmente dimenticato di questi produttori. Quindi da Irpino sono felicissimo e ringrazio i miei colleghi della Commissione Agricoltura. Grazie. La ringrazio, onorevole Sibilia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Battista. Io ho registrato anche la richiesta dell'onorevole Crippa, non prendo altri iscritti sull'ordine dei lavori. Prego, onorevole Di Battista. Grazie Presidente, ho il piacere di riparlare in aula dopo 2 mesi di espulsione per aver detto la parola onestà. Evidentemente dopo le valanghe di arresti di questi giorni ci rendiamo conto che fosse davvero un'offesa in questo palazzo. Ma parliamo di altro, Presidente. Siamo piuttosto indignati del fatto che l'ex viceministro Pistelli sia andato a lavorare, o insomma cerchi di andare a lavorare all'ENI. È vero che in molti considerano l'ENI un vero e proprio ministero degli esteri, ancora di più del ministero degli esteri reale, ma non vi pare che questo sia conflitto di interessi? Ma se l'avesse fatto un viceministro durante qualche governo Berlusconi, il Partito Democratico cosa avrebbe detto e fatto che un suo viceministro va a lavorare all'ENI, come tra l'altro aveva già fatto l'ex viceministro, sempre agli esteri, Dassù, che è andata a lavorare in Finmeccanica? A questo punto. Ricordo sempre che dato che si tratta di ex portaborse di Pistelli, Presidente Matteo Renzi, perché lavorava come portaborse appunto dell'ex viceministro Pistelli, disse che avrebbe risolto il problema del conflitto di interessi in 100 giorni, ma questa è una delle ennesime balle del Premier non eletto da nessuno. La questione oggi è: Presidente, potrebbe riferire al ministro attuale Gentiloni, prima che eventualmente dovesse andare a lavorare alla Total o alla Shell, di venire in aula a riferirci su quel che diavolo sta succedendo nel suo ministero, che sta diventando un vero e proprio trampolino di lancio per andare a lavorare in imprese parastatali? Chissà quanti soldi. Altra domanda che vorremmo fare all'ex viceministro Pistelli: quanto guadagnerà come vicepresidente di ENI? Grazie Presidente. La ringrazio, onorevole Di Battista. Evidentemente la Presidenza prende atto di quella che a tutti gli effetti è una richiesta informativa a questo punto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Palazzotto, ne ha facoltà. Prego. Grazie signor Presidente. Noi in queste ore assistiamo sgomenti a quello che sta accadendo a Ventimiglia, al confine con la Francia, una situazione inverosimile che dimostra ancora una volta l'incapacità di questo governo di mettere in campo delle politiche sul fenomeno migratorio all'altezza della situazione e delle sfide che ci troviamo ad affrontare. Come Ventimiglia c'è la stazione Tiburtina di Roma, c'è la stazione di Milano, sono imbuti di un sistema che non funziona. E noi vorremmo che il Ministro degli Interni venisse in quest'Aula a riferirci quali misure intende adottare per evitare ancora questa situazione drammatica e soprattutto quali sono le responsabilità che questo governo ha rispetto all'incapacità di offrire una soluzione di accoglienza dignitose per quelle persone che oggi vivono e bivaccano per strada o sugli scogli che stanno diventando la vergogna.